oggi il cantiere è alle vostre spalle, racconta di una nuova banchina che ospiterà le Ocean Race, ma arricchisce l'intero quartiere fieristico, fa parte di una zona di Genova in gigantesca trasformazione, io direi il simbolo della trasformazione di questi anni, se pensiamo al recupero di un palazzetto dello sport che ha visto suonare i Beatles, è un pezzo di storia, oltre che ospitato il Salone Nautico per molti anni, ovviamente tutta la riqualificazione disegnata da Renzo Piano, quindi direi uno dei disegni più importanti del Mediterraneo, gli aumenti dei posti barca, gli yacht per il refitting, altra attività su cui stiamo investendo moltissimo. Questo è il quartiere simbolo della città, oggi della città che cresce, che si rinnova, che recupera spazio al mare, oggi credo che sia un ulteriore passo in quella direzione. Questo intervento che oggi presentiamo è stato deciso per agevolare l'edizione di settembre del Salone Nautico. È essenziale avere la realizzazione della nuova banchina F, peraltro in prosecuzione senza soluzione di continuità con quella che è stata già realizzata nella parte di Amico. Quindi stiamo lavorando tutti insieme in maniera costruttiva, corale, sinergica. Non è facile, io devo ringraziare tutti, perché in quest'area coesistono cantieri diversi. I cantieri privati, i cantieri pubblici, c'è il Porto Antico, ci sarà l'autorità portuale a breve con la realizzazione della Torre Piloti, ci sono gli interventi nostri che riguardano la costruzione delle nuove darsene, dei canali, quindi è un lavoro che, come dire, ci richiede quotidianamente sforzi di coordinamento notevoli, però tutti abbiamo condiviso dei grandi obiettivi e fondamentalmente gli obiettivi oggi sono tre: il Salone Nautico 2022, la Ocean Race giugno 2023, quest'area sarà quella del villaggio Ocean Race e questi lavori servono anche per questa finalità, e poi il Salone Nautico 2023, quando avremo pronte le darsene, i canali, le nuove banchine e assisteremo ad un raddoppio anche fisico del salone, che veramente potrà aspirare a diventare quello che noi vogliamo, il più grande e importante salone nautico del mondo. Ma già questo sarà pronto probabilmente per i prossimi mesi, poi ci sarà il palazzetto dello sport che arriverà nel 23 e poi via via nel 24 e nel 25 la realizzazione dell'intero quartiere, compreso quel canale d'acqua tanto caro Renzo Piano, che sarà poi la caratterizzazione di quest'area recuperata al mare, ma che restituisce anche un pezzo di mare alla terraferma.